Buonasera. Stasera affrontiamo un argomento affascinante, e cioè come la realtà che noi osserviamo in qualche modo non è sufficiente a prendere delle decisioni corrette, anzi, in alcuni casi ce le fa prendere sbagliate. Partiamo da una prospettiva filosofica. Sia Platone che Kant che Schopenhauer avevano teorizzato che la realtà che noi vediamo in realtà è solo un fenomeno. La cosa in sé, cioè la realtà, è nascosta da un velo. Non entriamo nella questione filosofica perché non ci interessa. Adesso passiamo di colpo a un esperimento che è stato fatto nella Seconda Guerra Mondiale, dove gli alleati hanno assunto un matematico, Abraham Wald, di origine ebraica ma polacco di nascita, per da un punto di vista statistico decidere dove fare i necessari rinforzi agli aeroplani che venivano in contatto con i mitragliamenti dei caccia e della contraerea. I puntini rossi che voi vedete in questa fotografia, in questa immagine, rappresentano i punti che sono stati colpiti nel corso delle missioni. Quindi, una volta rientrati gli aerei, venivano analizzati e venivano segnati i punti dove i colpi avevano raggiunto l'aereo. E quindi si è tracciata questa mappa. Era opinione di tutti che quei punti, laddove ci fosse un maggior numero di punti, è lì doveva essere effettuata l'azione di corazzamento, di rinforzo di quelle parti. Abraham Walt invece sostenne che i punti che andavano rafforzati erano quelli bianchi, quelli dove i colpi non erano arrivati. È un paradosso, ma alla fine dimostrò che è così, perché siccome non è possibile che in quei punti non fossero arrivati mai colpi, se non sono arrivati aerei colpiti in quelle parti, vuol dire che quegli aerei erano precipitati. Infatti, loro, i militari, avevano come base da esaminare solo gli aerei rientrati, non certo quelli abbattuti. E quindi furono rafforzati questi punti. Questo cosa significa? Significa che è affascinante, interessante, un ragionamento della realtà al negativo. Cioè noi non dobbiamo solo esaminare quello che vediamo, che talvolta ci porta addirittura anche a prendere, come in questo caso, la decisione sbagliata, cioè di rafforzare i punti dove invece l'aereo è rientrato. Quindi ha preso i colpi lì, ma non è così grave. Perché se fosse stato grave non sarebbe rientrato. E così anche nel nostro lavoro. Noi esaminiamo l'andamento delle transazioni, delle trattative, delle case che noi abbiamo preso. Ma cosa è successo alle case che non abbiamo preso e perché non le abbiamo prese? Quindi se noi vediamo questa realtà al negativo, cioè non quella che abbiamo osservato, ma quella che ci è stata in qualche modo tolta, o perché noi non l'abbiamo mai presa in considerazione, o perché noi l'abbiamo scartata, o perché ci è stata sottratta, quella grande parte della realtà, perché è maggiore di quella che noi abbiamo preso, è quella alla quale io adesso mi voglio interessare, e cioè le case in particolare di maggiore prestigio. E quelle case che, perché secondo il nostro ragionamento erano fuori prezzo, non sono state prese in considerazione e acquisite nel nostro catalogo. Su questo argomento io affronterò a questo punto non più tutti insieme perché per il Covid non è possibile, ma affronterò questo argomento con i vari team o con le varie singole persone. Per convincere voi, come mi sto convincendo io, che bisogna ampliare il raggio del catalogo, sia da un punto di vista anche territoriale, ma soprattutto della qualità
del prodotto, del prezzo del prodotto, cominciamo a considerare anche prodotti che sono diversi, di maggiore calibro, mi sto ripetendo, e anche con prezzi non proprio allineati ai valori di mercato. Ringrazio tutti, un saluto.